tributo nasce perché proprio dalla voglia che abbiamo noi per questo tipo, per questo genere di musica, in particolar modo io l'ascolto da che avevo 15 anni, quindi sono entrato naturalmente proprio a suonare questo. Poi c'è una certa, come dire, sentimento, qualcosa proprio dentro che vivo da quando sono ragazzino, quindi per me è naturale portare avanti questo tipo di musica, anche perché non esiste più, cioè i Pink Floyd non esistono più, quindi per me è un obiettivo di vita. Per quanto riguarda invece questo spettacolo, siamo onorati di suonare per questo evento, perché conosco Marcello Bragantini già da diversi anni e conosco quindi la sua serietà e la serietà di quello che lui porta avanti, quindi un onore. Ma sì, più che tribute, diciamo che noi operiamo come un collettivo. C'è una parte musicale e una parte tecnica scenografica. Abbiamo la fortuna di avere come collaboratore un tecnico luci di fama nazionale, che si chiama Andrea Coppini, è il tecnico luci di Francesco De Gregori, questo è uno di tanti nomi con i quali lavora, e quindi abbiamo questa simbiosi tra musica e audio, video, che riusciamo a portare nei nostri concerti. Portiamo The Division Bell al Teatro Romano, perché ce l'hanno richiesto direttamente dall'Olanda, erano stanchi di questi copia e incolla che ci sono sempre con The Dark Side of the Moon, The Wall, volevano qualcosa di diverso, e questo è un album molto importante perché parla della comunicazione, della non comunicazione, quindi di questi tempi poi è molto importante. Poi considerate che The Division Bell, il nome di questo album, proviene dalle campanelle che ci sono nel Parlamento inglese, no? Sì, sono le campane inglesi che al battito ci sono 8 secondi, mi sembra 8 minuti di tempo per i parlamentari per andare a votare. E quindi da questo nome, da questo, credo che sia anche in tono con il periodo che abbiamo adesso, no?